Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono davvero molto molto entusiasta perché ci sono diverse ragioni per esserlo. Prima di tutto mi devo preparare per un altro viaggio, quindi sto preparando già un'altra valigia per partire per una trasferta di lavoro. Questo significa altro shopping perché sono necessarie delle cose, quindi ho acquistato delle cose che adesso spacchettiamo insieme. E poi un'altra super ragione per essere entusiasta per me è il fatto di collaborare di nuovo con Anna Luisa, che è un brand di gioielli molto molto belli, di qualità e allo stesso tempo attuali, ma soprattutto a prezzo super accessibile per tutte noi che amiamo magari cambiarli molto spesso o collezionarli di diversi. Quello che apprezzo davvero tantissimo di questo brand è il fatto che è carbon neutral. Questo significa che l'impatto che hanno sull'ambiente è neutralizzato con tutti gli altri progetti che hanno in piedi per neutralizzare l'impatto che hanno sull'ambiente nella produzione, nella distribuzione dei loro prodotti, e poi soprattutto per il fatto che ogni giorno si impegnano a cercare e creare prodotti con materiali super sostenibili. In questo video appunto sto collaborando con loro, per cui mi hanno spedito dei pezzi che adesso spacchetteremo insieme. Io mi sono già fatta un piccolo sneak peek, mi sono già spoilerata il regalo, però comunque lo riapro insieme a voi, anche perché sono davvero innamorata dei loro gioielli. Provai che gli orecchini che mi hanno regalato per la campagna precedente li indosso tuttora ogni giorno e sono davvero i miei preferiti. Partiamo quindi con lo spacchettamento e iniziamo subito dai regali che ho ricevuto da Anna Luisa. Anche in questo si vede il loro impegno, perché non c'è plastica impiegata nel packaging, c'è solo carta. I pacchettini dei gioielli sono in tessuto, quindi si vede in ogni minimo dettaglio il loro impegno. La prima cosa che vediamo insieme sono questo paio di orecchini che sono davvero stupendi e molto molto speciali, particolari e perfetti per la stagione che si sta avvicinando, cioè la stagione delle feste, la stagione del Natale, di Capodanno, dove bisogna brillare in ogni istante. Sono davvero stupendi e non vedo l'ora letteralmente di indossarli. Adesso li proviamo insieme. Sono davvero super contenta. Già questo primo paio di orecchini rendono qualsiasi tipo di outfit molto speciale e particolare. Proprio questo è il motivo per cui sto indossando un semplice outfit all black, per questa ragione, ma poi anche per un'altra che vi racconterò tra poco, ma soprattutto per farvi vedere come un outfit all black, total black, può diventare super speciale con solo un paio di orecchini che lo rendono subito molto più elegante e molto più particolare, perché in questo caso c'è un solo punto che richiama tutta l'attenzione su di sé, ma anche sul viso in questo caso. Il secondo pezzo è una collana. Questa ovviamente l'ho scelta perché può andare benissimo insieme a questi orecchini, ma anche insieme a quelli che ho ricevuto per la campagna precedente, che sono questi qua. E quindi una collana davvero passepartout che andrà benissimo sia in occasioni più speciali che in occasioni normali, tipo ogni giorno, per sentirsi un pochino più eleganti, con un dettaglio più particolare. La indosso subito perché li avevo già visti ma non li avevo ancora provati, e quindi sono super felice di provarli e vederli insieme come stanno. Direi che anche questa è bellissima, un oggetto davvero molto molto delicato e molto prezioso, perfetto per rendere speciale ogni outfit. Ve lo faccio vedere magari più da vicino, però sono davvero molto molto entusiasta. Poi abbiamo il terzo prodotto, che sono un altro paio di orecchini. Questi sono in versione un pochino più mini e li ho scelti apposta perché ho il piercing qua sopra e volevo un orecchino più particolare da indossare. Volevo cambiare questo qua, che ci sta, però volevo qualcosa di più particolare, di più bello, di più elegante per sostituirlo, e sarò sincera, in giro non riesco a trovarne di belli per questo punto qua dell'orecchio, e loro non potevano
essere più perfetti di così. Ovviamente tutto questo non è fine a se stesso, sto collaborando con loro perché in questo momento stanno avendo la più grande svendita dell'anno, per cui sul loro sito troverete tutti questi pezzi e tanti altri scontati del 60%, e vi consiglio davvero di andare a darci un occhio perché sono certa che troverete un sacco di cose belle per voi, ma un sacco di spunti anche di regali da fare per Natale, compleanni e tante altre occasioni. Ci sono gioielli davvero per tutti i gusti, per cui vi lascerò qui sotto nella descrizione, ovviamente come sempre, il link diretto al sito nella sezione saldi dove troverete tutti questi articoli, tanti altri che possono piacervi e tante cosine belle da regalare per Natale. Passiamo ora invece agli altri acquisti, e qui parliamo di cose che ho acquistato in vista del viaggio di lavoro che devo fare, e qui abbiamo un altro motivo per essere total black. Chi di voi mi segue già da un po' saprà che per lavoro faccio eventi e quindi adesso sto per partire per un evento che dobbiamo fare, e quindi la divisa è sempre total black, e quindi ho dovuto fare un po' di acquisti per questa trasferta. Ma prima di passare agli acquisti in materia di abbigliamento, voglio farvi vedere altri acquisti che ho fatto perché semplicemente ne avevo bisogno, dovevo un po' rinnovare alcune cose che non compravo da tempo e che mi erano finite. Per cui vi faccio vedere gli acquisti in materia di bellezza. È strano come non troppo tempo fa non davo così tanta fiducia a Kiko, ma recentemente mi sono ricreduta. Adesso compro un sacco di cose, soprattutto le mie cose preferite, tipo gli eye patches. Questi ve li ho già fatti vedere un sacco di volte, sono quelli al miele, all'estratto di miele, sono davvero un salvavita in situazioni di disidratazione e occhi stanchi. E poi questa maschera anti fatica che dona un aspetto un pochino più riposato al viso, e questo ovviamente per chi fa eventi o lavori un po' stressanti che ti fanno stancare, sono assolutamente un must. E poi questi che sono davvero un salvavita per me, perché ho la pelle che durante la giornata tende a diventare lucida, e quindi queste salviettine sebo assorbenti sono davvero perfette per rinfrescare subito il make-up e sembrare subito un pochino più curate, un pochino più riposate, perché la pelle lucida tende a far vedere tutte le imperfezioni sul viso e a farlo sembrare un pochino più stanco e più trascurato. Poi, altri acquisti, e stavolta abbiamo degli acquisti effettuati sul sito di Sephora, perché questa settimana c'erano alcuni sconti molto molto interessanti per la giornata dei single, e io, nonostante non sia single, ne ho approfittato perché ogni occasione perfetta per fare acquisti di bellezza. Allora, mi sono fatta un regalo, qualche regalo, e ho comprato delle cose molto molto interessanti. Allora, questo non è una cosa che ho acquistato, questo è un buono sconto di 25 euro che mi hanno regalato per questo acquisto. Lo posso spendere su alcuni marchi, forse Shiseido o forse anche tutti gli altri, Narciso, Rodriguez, Issey Miyake e Nars. Vedremo, lo scopriremo. Da quello che ricordo doveva essere per Shiseido. Poi ho comprato altre cosine molto interessanti per il mio primo beauty blender. Sto sentendo la necessità di utilizzare un beauty blender perché quando applico il fondotinta mi si creano un po' di grumi. Probabilmente sbaglio io qualcosa, però penso, proprio sento che con l'aiuto di un beauty blender questa cosa non succederà. Lo proverò e vi farò sapere. Questo è di Make Up Forever e ho pensato che potesse essere una cosa utile. Poi, un'altra cosina di Make Up Forever è questo primer per il make-up. È un pore minimizer, ancora perché la pelle mista un po' che tende a diventare lucida con un po' di imperfezioni. Questo dovrebbe essere perfetto per coprire un po' i pori, per rendere la pelle del viso un pochino più uniforme. Anche questo non l'ho mai provato, lo proverò, vi farò sapere assolutamente come mi sono trovata. E poi cos'altro abbiamo?
Wow, ho fatto acquisti solo da Make Up For Ever, non me lo ricordavo assolutamente. Qui abbiamo due ciprie, una in formato grande e una in formato mini. E le ho comprate apposta perché una la voglio tenere nel beauty che ho a casa e una la voglio tenere sempre in borsetta perché se la tolgo dal beauty poi la mattina devo correre per cercarlo e viceversa. E quindi sono stanca di dover cercare la cipria sempre e non sapere dov'è. Per cui adesso ne avrò una in casa e una sempre con me. Questa tra l'altro non l'ho mai provata, però tantissime ragazze me l'hanno consigliata. E l'ho voluta finalmente provare anch'io perché la mia di Dior mi sta finendo e ho pensato che potesse essere l'occasione perfetta per provarla. Io preferisco le ciprie trasparenti, quelle bianche, senza colore, perché sento che non appesantisce troppo il viso, però potrebbe non essere troppo vero, ma mi trovo bene così e quindi continuo a far così. Basta, questi sono gli acquisti di bellezza e quindi adesso passiamo agli acquisti molto attesi che sono quelli di vestiario. E abbiamo un lupetto, quindi una cosa molto boring, direte voi, molto noiosa, niente di molto interessante, ma vi voglio dire che questi pezzi qua sono assolutamente indispensabili nell'armadio in inverno e devono essere assolutamente in ottime condizioni perché questi pezzi basic sono assolutamente indispensabili, li si indossa spesso, ma se si consumano è meglio non indossarli in bella vista perché poi tendono a rendere l'outfit cheap. Quindi ho comprato questo maglioncino qua perché mi servirà in evento e non ne avevo abbastanza. E poi ho comprato l'ennesimo paio di pantaloni neri. Tra l'altro questo l'ho acquistato da H&M. E un'altra cosa che ho acquistato da H&M sono questi pantaloni. Semplici pantaloni neri, ma sono davvero bellissimi. Rendono il fisico perfetto e con il fisico intendo il lato B. E questi qua sono gli slacks regular waist. Sono lunghi tipo fino alla caviglia. E hanno la vita elastica e sono davvero perfetti perché sono eleganti, ma un taglio un pochino più carino che non ci rendono proprio delle nonnine. E questo era il mio obiettivo. Ve li faccio vedere qui accanto anche indossati. Sono assolutamente impaziente di aprire quest'altro pacco che arriva da Zara, ovviamente. E qui sono felicissima perché io ve l'ho già confessato, durante l'estate non vado molto d'accordo con Zara, ma diventiamo super amici in inverno e non vedo l'ora di aprire questo pacco. Spero di non pentirmene, di non averlo aperto prima, perché me l'aspettavo un pochino più grande. Il pezzo che ho acquistato dovrebbe occupare più spazio, quindi se è così piccolo, veramente non è schiacciato dentro. C'è il rischio che non vada bene e che io sia troppo in ritardo per sostituirlo. La cosa più bella di Zara è acquistare online perché le cose ti arrivano belle impacchettate ed è davvero un piacere aprire i loro pacchi. Allora, abbiamo un acquisto un po' di impulso che non so se andrà bene per me, ma lo proviamo insieme. Ho comprato questo cappellino stile pescatore. Cosa ne pensiamo? Allora, l'obiettivo è quello di indossarlo quando fuori piove, c'è troppa umidità, per non farmi diventare i capelli tipo super elettrici, perché tendono a impazzire un po' con l'umidità. E quindi ho acquistato questo cappello, ma ditemi voi, mi sta bene o no? L'idea forse è quella di indossarlo o con i capelli tutti un po' mossi come ce li ho ora, in questo modo qua, oppure coi capelli legati. Cosa ne pensiamo? Vabbè, io forse penso che lo tengo perché è molto molto utile in caso di pioggia, copre la testa. È anche caldo,
quindi non copre solo dalla pioggia, ma tiene anche caldo perché è imbottito, quindi perfetto. Questo è costato 16 euro, un prezzo davvero perfetto per un cappello di questo tipo. I pantaloni, non ve l'ho detto, sono costati 20 euro e il lupetto è costato 10 euro. Ottimi prezzi per pezzi basic. E quello che... Wow! Sì, il tessuto è perfetto. Ho acquistato finalmente un cappotto dopo aver buttato l'unico cappotto nero che avevo, che era tra l'altro corto e non mi piaceva più. E l'ho buttato via forse più di 2 anni fa e non ho più acquistato un cappotto nero. E ovviamente per questo evento mi serviva un cappotto nero e perché non sfruttare l'occasione per fare shopping. E quindi ho comprato questo cappotto in lana, sono 75% di lana, quindi deve essere molto molto caldo ed è lungo e oversized. Adesso lo proviamo insieme, non vedo l'ora perché volevo un cappotto oversized da un sacco di tempo e il tessuto davvero è perfetto. Vi lascerò il link a tutti i prodotti qui sotto così che li possiate trovare molto facilmente. Mi sa che il cappotto è un pelo troppo grande e mi toccherà rimandarlo indietro, ma sono davvero troppo dispiaciuta perché il tessuto mi piace davvero tantissimo e anche la struttura mi piace un sacco. L'idea di avere un cappotto oversize mi rendeva troppo felice, ma purtroppo sono un po' troppo minuta per questo cappotto. E anche se ho preso la XS, sembra che sto indossando il cappotto del nonno. L'idea sarebbe quella, però il feeling dovrebbe essere leggermente diverso. E probabilmente per me, che sono così minuta, dovrei andare per cappotti senza spalle, quindi senza la cucitura sulle spalle, perché altrimenti l'effetto non è proprio bello. Uffa, però se siete alla ricerca di un cappotto oversize e siete leggermente più alte, ve lo consiglio, ma per noi bassine, ancora una volta, non va bene. Io sono alta 1,63 m e questo mi sta davvero lungo, però la lunghezza non sarebbe neanche troppo un problema. Il problema è che le maniche sono davvero troppo lunghe e le spalle cadono troppo giù e l'effetto non è bello assolutamente. È tutto per oggi, ma prima di chiudere il video ci tengo a ricordarvi che i saldi sul sito di Anna Luisa saranno attivi soltanto fino alla fine di novembre, per cui se siete interessati ad acquistare qualche cosa andate sul link qui sotto nella descrizione e non fatevelo scappare. Io vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e alla prossima, ciao!